Buonasera a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi, per presentarvi, per parlarvi dell'evento formativo gratuito a cui stiamo per assistere, dandovi il nostro più caloroso benvenuto sulla nostra Alma Social TV, la piattaforma di trasmissione di contenuti online della Business School Alma Laboris. Ci troviamo nella sezione Positive Vibes and Story, le vibrazioni positive, le storie di professionalità, il focus sugli aspetti interessanti del mondo del lavoro di oggi, ma in generale diremmo del mondo di oggi. Oggi parleremo di una cosa fantastica, onestamente, non riesco a fare troppi giri di parole in tal senso. Parleremo di avere, non haveri, il baratto come strumento di scambio nell'era digitale. Il focus di questo incontro è possedere e non essere posseduti. Si parla dello scambio. Lo scambio non solo come mezzo per ottenere qualcosa, ma anche come sfida, come esperienza di condivisione. Quindi più che avere, ecco appunto, diremmo quasi, ecco, condividere tutti insieme e soprattutto possedere e non essere posseduti. Lo faremo con Marco Amorosi, che ho il piacere di introdurvi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito innanzitutto. Grazie a te Marco per la partecipazione. Io ringrazio anche Raniero Bergamaschi, che come mi aveva detto Marco prima, non riesce ad essere qui con noi. Lo salutiamo, non riesce ad essere qui con noi, pardon, perché appunto costretto da impegni lavorativi. Parleremo però di un progetto singolare con Marco, un progetto che è già diventato anche virale sul web, partire da un sasso per arrivare a una casa. Il tutto attraverso una serie di baratti. Si tratta di una missione sicuramente ambiziosa. Si parte da un sasso attraverso una serie di piccoli baratti fino a diventare sempre più grandi, ecco appunto, fino a prendere una casa. Ecco, c'è tanto tramite. Pensate che dopo soli 11 scambi, Marco e Raniero sono riusciti ad entrare in possesso di un maggiolone cabriolet del 1977, perfetto per la stagione estiva, più che un tocco di vintage, diremmo, una vera e propria componente vintage delle nostre vite. Il maggiolone cabriolet è una cosa che io adesso sono abbastanza giovane, ma comunque per la generazione precedente a me è qualcosa di mitico. Partecipando all'evento, ecco, oggi pomeriggio, stasera, possiamo contribuire a diffondere questa impresa sulla nostra Alma Social TV. Ecco, io voglio sicuramente non rubare più del tempo a Marco e voglio chiedergli di parlarci di questo progetto e di parlarci di come è nata questa cosa. E questa è la mia prima curiosità. Ok, allora, grazie ancora per l'invito e vi diciamo un saluto da parte mia, da Daniele, come detto non ho potuto partecipare per impegni lavorativi. Allora, diciamo, questa idea è nata da me, quindi sono io l'ideatore, poi Daniele è entrato in gioco in un secondo momento. Allora, è nata semplicemente perché all'epoca io dovevo ancora laurearmi, ero un studente universitario di un'università qua di Milano. E stavo, diciamo, ero all'epoca molto attivo su TikTok, era una piattaforma che mi piaceva molto e mi piace ancora. Quindi, diciamo, cercavo su questa piattaforma nuove idee per un video, cioè era semplicemente questo. Scorrendo su TikTok mi imbatto in questa storia di questo canadese che si chiama Kyle McDonald, che, storia vera, è riuscita nel 2005 a scambiare una graffetta rossa con una casa. E l'ha fatto veramente, è entrato anche nel Guinness World Record del 2005. Ho qui il libro, e se qualcuno, anzi, scusa, del Certo, 2006, scusami, ho sbagliato 2006, anno, sì. però ho qui proprio il libro e c'è, l'ho controllato, non mi ricordo la pagina, ma c'è anche una pagina Wikipedia. Insomma, è una storia veramente difficile da credere, ma l'ha fatto, cioè ci sono parecchie fonti autorevoli che lo dimostrano, anche fonti italiane dell'epoca, quindi giornali autorevoli italiani del 2005 che parlano del fatto che lui ce l'ha fatta. E appunto Marco, ecco, lui adesso, ecco, per chi non lo sapesse, Kyle McDonald, ecco, la storia di cui parla Marco non solo è vera, ma è anche fighissima, diremmo, perché Kyle McDonald è riuscito a scambiare una graffetta con oggetti di valore sempre maggiore e è arrivato ad ottenere una casa di campagna di due piani nel Saskatchewan, in Canada. Ed è arrivato, cioè la prima cosa che ha fatto è barattare la graffetta fino con una penna a forma di pesce, poi è arrivato ad avere anche un contratto discografico, tra l'altro, un qualcosa Quindi gli oggetti di immateriali che non clamoroso. hanno un valore
di per sé, no? Non è come maggiore che vale tot, e sono delle cose che non hanno valore. Per esempio, una giornata con Alice Cooper ha avuto anche. Quanto vale una giornata per Alice Cooper? Non ha valore per un fan, magari per me, per esempio, in realtà non è che ha tantissimo valore, che, beh, certo. Però per un vero fan ha un valore inestimabile. Sì, quindi ha fatto degli scambi incredibili lui, ed è riuscito in un anno ad avere questa casa nel Saskatchewan, come dicevi. Storia incredibile. E diciamo, è successo che io ho scoperto questa sua storia, sono andato ad approfondirla e ho visto anche un TED, che invito anche le persone che stanno ascoltando a vederlo, appunto il suo TED, in cui raccontava tutti i baratti. Mi sono talmente esaltato per questa idea, anche nel modo, il modo in cui l'ha raccontata, il solito modo, diciamo, motivazionale americano, certo. Mi sono chiesto, ma cosa può succedere, diciamo, se provo ad applicare un approccio tipicamente americano, diciamo, dell'American Dream in Italia, che succede, dove si arriva, ti mandano tutti a quel paese, oppure c'è qualche modo di magari inseguire questo sogno, di trovare delle persone che effettivamente ti aiutano, no? Che credono in questa follia. Quindi ho deciso di prendere un oggetto che magari avesse, cioè ho pensato un oggetto che magari avesse ancora meno valore rispetto a una graffetta rossa, quindi un sasso, ho pensato, quindi un oggetto che tutti possono reperire senza pagare nulla, in sostanza, e provare a metterlo in baratto su Facebook e a vedere un po' che succedeva. E niente, quindi se vuoi parliamo del primo baratto che... Ma certo, ma l'anecdota è incredibile. Ma io in effetti, ecco, sono rimasto, a parte che, ecco, questa storia onestamente la conoscevo anch'io, perché come Marco, oltre a condividere il nome, condividiamo anche, a quanto pare, una passione per questo genere di video, di contenuti. Ma ecco, a parte un'altra domanda che già mi è venuta in mente, ecco, parliamo del primo baratto, cioè più che altro perché io credo che questo genere di cose, al di là di tutto, adesso io sono un po' un, non dico un fifone, però prima di iniziare qualcosa, non dico che metto le mani avanti, però un po' di paura di iniziare le cose ce l'abbiamo. Ecco, il primo baratto è stato fondamentale per togliere il tappo, immagino. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto anch'io avevo un po' di timori, però ho pensato, ci provo, vedo che succede, può solo essere un'esperienza positiva. Anche se fallisce, comunque imparerò qualcosa, no? Quindi su quale può essere la reazione. Cioè, se io avessi ricevuto un milione di reazioni negative, capivo che in Italia, dal punto di vista statistico, non era fattibile, non era facile arrivare. E invece, devo dire, appunto, è successa una cosa incredibile, perché dopo pochissime ore dal mio post su Facebook ho fatto, in cui proponevo il mio sasso e raccontavo anche il fatto che mi ispirava che al McDonald's, arriva, non so come, una persona che conosceva già la storia di Cal McDonald e dice che mi vuole aiutare perché, diciamo, era anche lui un fan della sua storia e anche lui voleva provare a replicarla. Però, appunto, come dicevi tu, per una questione di tempo, anche di, insomma, non si è voluto lanciare in questa cosa. Un po' di paura, dai, un po' di timore, ma questa persona ovviamente timore, non è Raniero. Quindi... Non l'ha mai detto, Andrea si chiama, questa persona che mi ha fatto pensare, però immagino, diciamo, no? Se uno alla fine non ci prova, anche quello un po', no? È proprio l'ostacolo iniziale, secondo me, ad essere, ecco, appunto, come dicevamo, esatto. Un freno. Però, ecco. Mi ha proposto, mi ha permesso, come dici tu, di completamente abbattere questo ostacolo, perché mi ha proposto una bicicletta nuova, ancora nella scatola, imballata. Tra l'altro, conservo ancora la scatola nel mio garage, perché è un cimelio che... È la prima milestone, è il punto di partenza, fondamentalmente. Assolutamente. Quindi passare da un sasso a una bicicletta, tra l'altro nuova, una mountain bike nuova, mi è sembrato incredibile e non ci volevo credere, io all'inizio ovviamente. Da lì ho coinvolto il mio amico Raniero, che oggi appunto non è qui con noi, ma è stato anche lui fondamentale per andare avanti, perché poi mi ha permesso di documentare tutti gli scambi, di creare dei video strutturati, fatti in un certo modo, perché lui è un montatore di professione, lavora nella comunicazione con un focus nel videomaking, e quindi è stato fondamentale. Quindi sono andato praticamente a casa di questa persona, di Andrea, mi ha fatto trovare la scatola imballata, cioè proprio chiusa, sigillata, che abbiamo aperto assieme in video. Infatti, l'unboxing. Esatto, l'unboxing live, e mi ha dato questa bicicletta nella scatola nuova, io ho montato i pedali, cioè proprio nuova, incelofanata, perfetta. Non ci volevo credere, ma sicuramente ad oggi, secondo me, rimane il baratto più incredibile che abbia mai fatto in tutti i baratti, perché ma in effetti è assurdo, in effetti, ecco. Però a me ha colpito una cosa, sinceramente, quando hai detto prima dell'esperienza,
del concerto o comunque di un incontro con un artista famoso. Con Alice Cooper, sì, un artista americano. Alice Cooper, appunto, di cui, ecco, appunto, per me e per te magari, ecco, non ha nessun valore. Per un'altra persona è un po' come se mi permettessero, non so, di assistere al concerto della mia band preferita sotto al palco gratis. Esatto, esatto. Anche se anche lì c'è una certa tangibilità, perché comunque il biglietto costa. Ma ecco, quanto vi ha aiutato l'intangibile finora? Cioè, quanto il business dell'intangibile? Allora, innanzitutto noi ogni volta che facciamo uno scambio ci assicuriamo che la persona abbia ben chiaro il progetto, cioè non deve fare uno scambio perché, non lo so, perché lo vuole fare. Cosa? Perché dico perché lo vuole fare tanto per, perché, perché in maniera goliardica, sì. Esatto, cioè devono diventare i primi portatori della nostra idea, capito? Quindi devono diventare i primi fan, no? Quella è un po' la cosa. Oserei dire gli stakeholder in quanto tale. Esatto, in quanto i primi tale. Stakeholder, esatto, esatto. Cioè davvero siamo su un livello di interesse, ecco, appunto. Esatto, quindi devono innanzitutto capire, ma ovviamente tutti coloro che mi hanno scambiato gli oggetti hanno pienamente capito la vicenda, e quindi capendo la vicenda, l'intangibile inizia ad avere un certo valore, perché inizia ad avere un valore appunto le relazioni che si creano con me, ma con anche le altre persone che posseggono il tuo oggetto, perché sai a chi va, lo potrai conoscere, infatti poi vorremmo fare la famosa cena finale sperando di arrivare all'obiettivo, in cui si conosceranno di persona tutti quanti, perché io conosco tutti, ma loro si conoscono, diciamo, su Facebook, perché abbiamo creato un gruppo su Facebook dove ci sono tutti, però fisicamente no. Quindi spero che siamo invitati, e anche tutti coloro i quali sono partecipanti. Ho invitato tante persone, non so a che casa, deve essere la legge di Caserta, non lo so. la facciamo allo stadio questa cosa. Hai capito, esatto. Altro che Freddie Mercury, lì, che ho visto l'altro giorno sulla Rai il film, cioè lì lo riempiamo. No, lei vede, a confronto sarà un raduno tra amici, sarà un qualcosa di... Esatto. Beh, comunque, come dimostra il primo barattolo, l'intangibile è fondamentale, perché un sasso che valore ha? Nulla, però l'idea che porta avanti del, banalmente, credere in qualcosa di impossibile, ma credendoci, mettendoci tutte le proprie energie... O si muore, diciamo, provandoci, o ci si riesce, alla fine questo è ciò che può succedere. Questo è un messaggio che molti hanno sposato e molti, insomma, sono contenti di questa cosa qua. Mi scrivono anche che sono una fonte di ispirazione a volte, no? Quindi sui social, insomma. Quindi l'intangibile è una parte fondamentale, senza lo storytelling che c'è dietro, motivo per il quale ho coinvolto Raniero, fondamentale appunto, lui è la colonna portante di tutto lo storytelling che c'è dietro, il progetto sarebbe un mero scambio, basta, cioè scambio, tu mi dai ciò che io prendo e tu prendi da me, ma non ci sarebbe una storia dietro, capito, che ci collega tutti, c'è una catena di baratti appunto. Ma noi siamo fatti per raccontarci storie, lo facciamo da quando siamo nati, lo facciamo dall'inizio dell'umanità, quindi raccontare storie è la cosa più bella, secondo me, di questo progetto. Esatto. Che tutto, io che onestamente ci ha colpiti, è un progetto sicuramente singolare, appunto. Io ecco, appunto, vado un po' su quello che potrebbe essere, ma in Italia, no, siete i soli a fare questo tipo di cose, secondo voi? C'è qualcuno che già ha emulato, c'è qualcuno che già ci prova, che già ci è riuscito? Allora, ma intendi un progetto come il mio che ha una storia dietro o barattare semplicemente? Un progetto del genere, che a me sembra unico, francamente. Allora, noi, mi vanto un po' di questa cosa, ma dovremmo essere i primi a partire proprio dal nulla, perché non i primi, cioè perché proprio non i primi primi, ho precisato, perché ho scoperto poi con i miei annunci su Facebook che in realtà è il primissimo a farlo, da quanto risulta, è stato Marco Berri negli anni 90, quindi ancora prima di Kyle MacDonald, però l'ha fatto, diciamo, in un contesto un po' diverso dal partire da zero come noi, appunto, ovvero nell'ambito delle Iene ha fatto un servizio nel quale ha scambiato un bottone con una Fiat Panda, tra l'altro in 24 ore, quindi una roba incredibile, e però insomma era un po' diverso, perché lui era comunque un personaggio all'interno delle Iene, ha sfruttato probabilmente anche dei contatti che avevano, andava in giro con l'operatore che lo riprendeva, insomma è un po' più, vuol dire, facilitato, però era un po' diverso, non era proprio partire da zero e vedere che succede, non era esattamente la stessa cosa, secondo me. Quindi insomma
Noi siamo i primi a partire da zero. Dopo di noi, non sai quanta gente ci ha scritto, ma come si fa, ma come posso iniziare? Mi ricordo proprio all'inizio, quando io ho messo i primi annunci, c'era un'altra persona che in parallelo ha iniziato subito a mettere, proprio da distanza di un paio di giorni, un altri annunci per provare a cercare, per provare a scambiare un tipo reggitelefono, quelli che si mettono in auto, sì. Fino ad arrivare a una Lamborghini. Quello era il suo obiettivo. Beh, però mi pare che sia Renato, perché non li ho più visti i suoi annunci. All'inizio mi ricordo proprio che andavo in parallelo, io pubblicavo e c'era anche lui subito dopo, però io c'ho qualcosa del primo baratto. Intanto ovviamente non dico che siamo contenti che sia Renato l'altro progetto, però noi ovviamente ti fiamo per questo adesso, quindi. Ma poi, voglio dire, dai. Ecco appunto, ma poi io rimango colpito sinceramente da quello che c'è dietro questo tipo di operazione. Cioè, io ci vedo tanto fare nuova amicizia, fare viaggi anche all'interno di sé, ecco appunto un viaggio interiore, esatto. Solidarietà, fiducia verso il prossimo. Qual è il valore più importante che vi anima in questa cosa? Guarda, allora, secondo me hai detto benissimo una cosa, la fiducia. Cioè, la fiducia è fondamentale, perché noi andiamo a scambiare gli oggetti il 99% a scatola chiusa. Cioè, noi andiamo lì che non abbiamo visto solamente delle foto, se va bene, ma insomma, delle foto fatte, ma cioè, andiamo proprio a scatola chiusa. Quindi la fiducia è la cosa fondamentale, veramente. Cioè, appunto, noi siamo andati, per dirti, fino a Barletta per fare lo scambio, già dato per buono senza mai aver visto questa moto che ci hanno dato. Di dove siete, per curiosità? Non ricordo. Allora, bene, io sono originario dell'Abruzzo, ma vivo a Milano ormai da 15 anni, quindi ormai sono un acquisito milanese. Raniero è di Piacenza, è nato e cresciuto lì, proprio Piacentino DOC. E siete andati a Barletta per fare questa cosa? Siamo andati a Barletta, è lo scambio più lontano che abbiamo mai fatto, ma lì, per dirti, appunto, siamo andati proprio a scatola chiusa. Cioè, noi ovviamente l'abbiamo sentito prima per il telefono, ci siamo organizzati, ma lui non ha mai conosciuto noi e non ha mai visto l'orologio che gli abbiamo dato fisicamente. Noi, dal lato nostro, non abbiamo mai visto la moto. Quindi fossimo andati lì e in qualche modo, insomma, saltava, era un danno sia per me sia per lui, no? Per lo scambiatore. Quindi la fiducia è fondante, veramente. È un valore fondante, secondo me, nel nostro progetto, ma in generale nel baratto. Cioè, nel baratto ciò che si ripesca fuori rispetto a una semplice vendita è la fiducia, il rapporto umano è la fiducia. Cioè, se io ti do qualcosa cercando di fregarti e tu mi dai qualcosa cercando di fregarmi, ci freghiamo a vicenda, insomma. Cioè, io ho fregato te, tu hai fregato me. Invece, per esempio, i soldi, questo non è possibile. Alla fine ti do dei soldi, non posso fregarti, cioè, certo. Ti do dei soldi falsi, però insomma, un po' estrema come cosa, no? No, certo, appunto, lì non c'è la possibilità, appunto, ecco, come dici benissimo, di, come dire, che ci sia una scatola vuota, diciamo così. Esatto. Ma poi io adesso mi viene proprio da pensare, ma quindi sicuramente non voglio credere che non sia mai successo, c'è stato uno scambio fallito? Allora, che siamo arrivati proprio alla fine, poi noi arriviamo con le telecamere, con la telecamera di Rier e tutto quanto, siamo arrivati lì? No, cioè lì non è mai successo che siamo arrivati così a tanto, no. Però tante proposte di anche truffe, alcune palesi, altre meno, sì, cioè orologi falsi, poi io sono appassionato di orologi e sono riuscito a scovarlo, però ce l'avevano proposto in scioltezza, in tranquillità. Orologi falsi, a voglia, poi le classiche risposte spam, adesso proprio sono un esperto in questo, per esempio, mi è morto da poco una persona e io non ho figli, non so a chi lasciarmi eredità questa cosa. Quindi in continuazione, che queste cose succedono anche senza scambi tranquillamente, però voglio dire, cioè, nel senso, ma più che altro sì, quindi ecco, non si arriva mai al punto in cui no. Per fortuna, toccando ferro ovviamente, perché voglio dire, non metti che dovete arrivare fino a Barletta da Milano di nuovo per fare uno scambio, esatto. Fallito, sinceramente è anche un po' brucia anche un po' una cosa del genere, ma la cosa veramente, io non so se potete rispondermi, se puoi rispondermi a questa domanda, sinceramente. Qual è il prossimo baratto che avete in mente? Avete già cioè, come funziona? Avete già individuato qualcosa? Dovete individuarla oppure? Allora, ti spiego una cosa, potresti essere il primo media pubblico a saperlo, perché è una cosa fondamentale. Vai. Perché potrebbe segnare la fine del progetto, potrebbe. Ok. Questa è una cosa fondamentale, però ecco, voglio dirla, tanto comunque la renderemo pubblica, quindi a questo punto lo dico. Allora, noi vorremmo fare su questa casa una casa di produzione, ok?
per farci una casa di produzione vorremmo che fosse vicino casa nostra, vicino appunto Milano. Noi abbiamo la miniera di Piacenza, però abitiamo di fatto tutti e due, perché adesso ho trovato lavoro anche lui a Milano, lavoriamo tutti e due a Milano. Okay. Quindi deve essere un qualcosa di utilizzabile per questo scopo, per farci una casa di produzione. Da qui anche tutto lo storytelling, perché ci puntiamo su questo aspetto, quindi per quello. Allora, abbiamo quindi iniziato a cercare delle case a Milano. Abbiamo capito quanto è difficile arrivare a una casa a Milano e abbiamo anche ragionato sul fatto che se dovessimo mai arrivarci, secondo noi sarebbe più che altro una casa, magari, non so, tipo in periferia, quindi magari non so quanto sarebbe anche lì sfruttabile. È abbastanza sia complicato arrivarci, sia non so quanto potremmo sfruttarla per il nostro scopo, no? Quindi stiamo okay. iniziando a ridimensionare un pochino per porci una meta che effettivamente ci permette di raggiungere poi il nostro scopo di farci la casa di produzione, ok? Perché anche su questo l'ho già detto, però, cioè l'ho già detto in altri media, noi di case, non a Milano, ma di case in generale, ce l'hanno già proposte, ma tipo siamo a 15 case in tutta Italia, però non a Milano. Cioè, Milano è una delle città in cui le case costano di più e insomma si sfruttano per vari modi, per investimenti, per affitti, quindi veramente è molto molto difficile, no? Arrivare a Milano. Cioè, quindi praticamente, cioè, voi avete visto la meta, vedete la meta, perché in noi effetti vi hanno proposto la casa. Sì, no, la casa già ce l'abbiamo già 15, cioè potremmo scegliere dove andare, però avendo un lavoro fisso a Milano, noi non vogliamo insomma andare, che ne so, in Sicilia, in Calabria o anche allora la più vicina era in un posto che si chiama, vicino Alessandria, si chiama Valenza, non so se conosci, però è un paesino. L'avrò sentito, quindi vicino a provincia di Alessandria, ok. Provincia di Alessandria, ed era un monolocale perfetto, tutto ristrutturato, proprio da veramente, un bilocale, scusami, veramente in ottime condizioni, cioè proprio era nuovo. Però ecco, andare a Valenza... Non a Valenza, andare a Valenza. Sì, insomma, noi abbiamo un lavoro fisso a Milano, poi siamo all'inizio della nostra carriera, vogliamo... Non anche... ce ne voglio ovviamente chi abita a Valenza o chi abita a Alessandria, ma assolutamente, non... però comunque... Esatto, tra l'altro Valenza è cioè, anche un centro veramente fondamentale per, da quanto so, per l'oro, per anche i marchi di alta gamma, quindi in realtà c'è, cioè per chi è specializzato in quello è anche un ottimo mercato in cui andare a lavorare, però non è il nostro, noi lavorando in comunicazione il mercato migliore sono a Milano. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a una meta raggiungibile anche un po' nel breve termine, perché insomma ci arriviamo a una casa a Milano, ma in 20 anni, in 10 anni, alla fine la storia perde anche un po' dell'incredibile, no? Cioè allora dicevo, ti facevi un mutuo e era più facile. Quindi... Oddio, il mutuo non è proprio la storia, però sì. Ho capito. Comunque insomma abbiamo iniziato a ragionare su questi elementi. E ho detto, ma perché non proviamo ad arrivare a questo punto ad un camper, che può essere appunto una casa mobile, su cui possiamo farci una casa di produzione, quindi può essere effettivamente un ufficio, tra l'altro ancora meglio, perché noi l'ufficio a quel punto lo possiamo spostare, cioè noi andiamo a fare, che ne so, delle riprese per questa nostra casa di produzione a Venezia, ci andiamo col camper, con la nostra casa di produzione. Meraviglioso comunque. O andiamo a fare delle interviste in giro su altre storie incredibili, ciò che vorremmo fare anche. Ci andiamo direttamente col camper, facciamo l'intervista dentro il camper, cioè è una cosa che ti sblocca ancora più possibilità per il nostro obiettivo e quindi il nostro prossimo scambio dovrà essere necessariamente un camper, cioè questo è l'obiettivo. Quindi questa è un po' la notizia, ma effettivamente potrebbe essere il camper e potrebbe essere la meta finale. Quindi sto scrivendo a un sacco di persone che hanno in media dei camper, inizio a avere qualche appuntamentino per vedere dei camper, tra cui forse uno questa domenica, sperando che non salta. Okay. Vediamo se effettivamente va in porto, io raggiungo così il mio obiettivo, perché il mio obiettivo è casa di produzione e così l'ho raggiunto. Quindi potremmo essere arrivati alla fine della storia e siamo intervenuti adesso noi nel... Esatto. Esatto, quindi potreste essere lui, cioè i primi a sapere questa cosa, quindi notizia che la RAI veramente pagherebbe soldi. Noi siamo più importanti, no? Beh, al di là di questo, la cosa, a parte tutto, la cosa meravigliosa è che, ecco, potremmo essere arrivati al termine. Io non... Ecco, volevo chiederti quali potessero essere... gli sviluppi futuri, ma a questo punto in effetti già mi hai risposto, cioè una casa di produzione. Esatto, ad oggi questo è... E ci siete arrivati partendo da un sasso. Ci saremmo arrivati, sì. La casa di produzione... Crociamo le dita, ma
no, 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 vabbè, ma ci arrivereste, quindi infatti io non voglio assolutamente dare per scontato il loro, perché vogliamo essere anche scaramantici. Ci siete arrivati partendo da un sasso, adesso si chiamerà Stones, credo, la casa di produzione, oppure... Stones, ho detto, quel meme. Cioè, se avete... No. Ecco, esatto. No, beh, in realtà il nome, io credo si possa mantenere anche a bere e non a bere a questo punto, visto che ormai c'è il brand, tra virgolette, è partito già, io lo manterrei. Ed è anche, infatti, sto pensando proprio a come continuare la nostra pagina Instagram, la nostra pagina YouTube... Secondo me proprio con i film, i cortometraggi della casa di produzione a quel punto, no? Ovvio, certo. E poi dopo, quando andranno bene anche questi, perché dobbiamo ovviamente sperare in questo, si racconterà ciclicamente questa storia. Esatto. Poi ci saranno ovviamente i mezzi di comunicazione che, se voi avete già rilasciato, tu e Raniero, delle interviste, state già appunto rilasciando delle dichiarazioni in questo evento formativo gratuito, ma ci sarà ovviamente anche un qualcosa dopo. E noi speriamo che sia effettivamente così. Io spero effettivamente in questo, siamo sinceri davvero, anche perché è un qualcosa che finora in Italia appunto era stato battuto poco. Noi siamo, in quanto Alma Laboris Business School e in quanto appunto Business School, di cui alla Alma Social TV, la piattaforma di trasmissione di Alma Laboris Business School, crediamo molto non solo nella formazione quanto proprio nelle opportunità, quanto nel saper cogliere l'opportunità giusta, e cogliere un'opportunità del genere durante uno scambio per capire, aspetta, forse questo sasso lo posso scambiare con, non so, un blocchetto di appunti, può essere sicuramente un cogliere un'opportunità, è un qualcosa che può esercitare anche quelle che sono le soft skill. Vado un po' più sul professionale su questa domanda. Quali credi possa essere la soft skill più importante qui, la creatività o il pensiero laterale? Ma allora, il mettersi in gioco è una soft skill, il buttarsi, mettersi in gioco e non avere appunto pregiudizi, secondo me quella è la soft skill da avere in questo caso, cioè il buttarsi anche per migliorarsi, per migliorarsi professionalmente e personalmente, cioè per appunto fare esperienze che ti permettono di migliorare, quindi è, diciamo, la soft skill di base secondo me è il provarci, il buttarsi senza avere nessuna paura, cioè questo secondo me è fondamentale in tutte le cose della vita, cioè non dire mai io non ce la faccio, cioè io se non ce la faccio imparo e poi ci riesco, cioè è un me la cavo in qualsiasi occasione, se non va comunque ho imparato, se va comunque cavolo sono arrivato all'obiettivo, quindi secondo me è un, non so, ecco, se non so come definire la soft skill, ma è non avere paura, non so se non, si può definire così, però è la cosa fondamentale, secondo me, è ciò che io non, appunto, ho provato a non avere, quindi infatti i frutti appunto poi si vede, veramente ho fatto un'esperienza incredibile che se mi fossi incaponito all'inizio dicendo, oddio, ma cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe comportare, cioè troppe, tra virgolette, pippe mentali, non sarei mai partito e non mi sarei mai costruito da lì altre hard e soft skill in realtà, perché da lì poi io mi sono costruito appunto altre skill grazie a questo progetto. Prima di tutto, in realtà, anche il fatto che abbiamo strutturato una campagna di comunicazione con Raniero, quindi siamo iniziati a porre dei problemi, come comunicare, come creare appunto una mailing list, come creare un PowerPoint che riesca a trasmettere in poche slide la nostra idea. Poi, tutta un pacchetto che mi sono anche, tra virgolette, rivenduto dal punto di vista lavorativo. Io ho trovato lavoro, prima in Amazon, adesso sono in Deloitte, grazie a questo anche grazie a questo progetto, perché io, come tutti i laureandi, non è che avevo tutte queste esperienze professionali, ma ho fatto vedere come avevo messo in pratica un qualcosa che avevo studiato. Io ho studiato comunicazione, come l'ho messo in pratica per andare avanti in un'idea? Quindi è giovato anche a quello. Quindi, appunto, secondo me è questo. Volevo dire giusto una cosa su quello che dicevi prima, sul cogliere idee. È fondamentale anche questo, perché io quando ho scoperto questa idea, diciamo, ho pensato che fosse una sorta di tesoro, è come se fossi andato in fondo al mare e fossi il primo a scoprire un tesoro nascosto sotto la sabbia. Cioè, ho detto, io questo tesoro lo devo portare in superficie, non posso far sì che rimanga lì. In Italia non è stato mai portato in superficie, quindi bisogna farlo per forza, bisogna vedere cosa succede. Quindi, in realtà, la soft skill di base rimane quella di non aver paura, però è fondamentale anche quello che dicevi tu, saper salire subito sul treno quando ti passa di fianco e non si ferma la fermata, perché non si fermano mai per troppo le fermate, i treni, bisogna partire subito, bisogna salire immediatamente, vedere quello a che fermata poi si scende o dove ti porta, insomma, no? È fondamentale, quindi è questo appunto.
Io volevo ovviamente ringraziare per questa cosa, Marco, in particolare. Chiuderei chiedendoti una cosa: qual è stato il momento più bello di questo viaggio? Guarda, è tutto un momento bello, veramente, è tutto un momento bello. Non lo Se ce n'è so, uno, cosa? se ce n'è uno, qual è? Allora, come ti dicevo prima, il primo scambio è incredibile, veramente incredibile, perché veramente dimostra, ma poi ci ragiono sempre, dimostra quanto anche lui ha creduto in me, quanto ha avuto fiducia in me, perché lui di base non aveva idea di cosa io avrei saputo sviluppare poi, no? Quindi non avevo nulla da presentare, cioè sì, ora posso dire, ah sì, sono finito a parlare sulla Rai, cioè sono una persona seria, guarda l'articolo del Corriere della Sera, guarda l'articolo della Repubblica, cioè l'hanno scritto, insomma, non è che... Però Certo, no, ormai è all'inizio... tangibile. Là era ancora intangibile la tua Era reputazione. zero, cioè era puro, veramente pura fiducia in una persona sconosciuta. A me questa cosa ha veramente stupito troppo. Quindi ogni volta che ci penso dico innanzitutto, ma io avrei mai potuto fare una cosa del genere nei confronti di uno sconosciuto? Veramente, io Andrea non lo so come ha fatto, è anche veramente una persona incredibile perché non lo so, non, secondo me non è possibile trovare un'altra persona come lui facilmente almeno, no? Io avrei personalmente qualche difficoltà, cioè io veramente inizierei a bombardare l'altra persona che mi propone un processo del genere di domande di tutte, veramente di qualsiasi sorta, Ma veramente guarda, lo vorrei vedere facciamo, qualcosa. no, dico lo facciamo Marco quando andiamo a comprare qualcosa, andiamo a vedere le recensioni, figurati per scambiarle. Esatto. Ma poi comunque mi sto affidando anche un messaggio, no? Cioè io mi sto affidando di te, tu però devi veramente poi puntarci in questa cosa, cioè ti sto affidando una bicicletta per un sasso, quindi veramente poi, insomma, credo veramente che tu arrivi all'obiettivo, cioè o sono già certo se faccio una cosa del genere. Quindi veramente è la cosa che mi ha creato più stupore. Poi anche a livello di emozioni, se vuoi posso dire anche questa cosa, comparire comunque in televisione fa sempre piacere. E la primissima volta che è successo è stato quando abbiamo scambiato nel terzo baratto un basso e un mandolino anzi scusami, una bicicletta per un basso e un mandolino sulle telecamere di Rai 2. Quindi quella è stata tutta anche un'esperienza organizzativa perché è venuta l'inviata della Rai a Milano. A Milano poi siamo andati al confine fra Piacenza e, cioè, scusami, tra Milano, tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, quindi a Piacenza. Abbiamo fatto tutto nelle tempiste della Rai, quindi vai, sei in onda subito, senza preparazione. No, che Vai, parla, spettacolo. così. A Quindi anche freddo, questo. come viene? Sì, come viene, viene, era proprio così. Poi fortunatamente era registrato, però sostanzialmente la registrazione in Rai funziona che... Come viene la take, almeno che non devono proprio buttare tutto quello che hai fatto perché hai detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, lo mettono live così com'è, quindi era come se fosse in Conosco, diretta. sì, Conosci? certo. È una presa Quindi diretta. è preso diretta, esatto, quindi è stata un'emozione forte quella, perché dico, tac, vai, fai lo scambio ora che sei in live, vai, insomma, è stata una cosa incredibile, veramente. Quindi dal punto di vista strettamente dell'emozione, quello è stato forse il culmine, perché poi mi è anche capitato di andare negli studi di Rai 1 a parlare, però lì ormai la prima volta è quella che non si scorda, no? È Ormai lì già vero. mi aspettavo un po' ciò che poteva succedere. Quella volta lì è stata un'esperienza incredibile di vita che mi porterò sempre dentro, però ecco. Il gesto più grande, secondo me, più incredibile è stato quello di Andrea, quindi quello è un evergreen che ogni volta che ci penso, veramente è un gesto, non lo so, immenso, veramente grande, È secondo me. una bella sliding door. Noi ringraziamo Lo Andrea a so. questo punto perché altrimenti non saremmo stati qui probabilmente a parlarne. Esatto. Cioè, Andrea veramente è stato, non so, la colonna portante di tutto, veramente la persona che mi ha dato quella carica incredibile all'inizio, cioè proprio lo sprint iniziale per dire guarda che tu veramente ce la fai, sei in Italia, ma che te frega che sei in Italia? È uguale, cioè basta crederci, ce la fai. E io sentirmelo dire da uno sconosciuto è stato incredibile, cioè veramente una cosa che non avrei mai immaginato, appunto. Se mi fossi fermato alla paura o ai ragionamenti preliminari, mai avrei potuto veramente in nessun universo pensare che fosse stato possibile in 24 ore raggiungere una cosa del genere. Quindi anche lì, non fermarsi alla paura, perché si succedono cose che veramente a priori, razionalmente, non si possono prevedere in nessun modo. Quindi... Ci siamo emozionati, sei emozionato anche Marco nel raccontarlo, no, si percepisce. racconto di Andrea, è incredibile, veramente sì. Sono queste le nostre vibrazioni positive, le storie che vogliamo raccontare in questa rubrica. Per noi è intanto, cioè non siamo i primi ovviamente a parlarne perché appunto ci sono diverse interviste, c'è la Rai, eccetera. Siamo comunque i primi e ce lo custodiamo gelosamente quello di sapere come potrebbe andare a finire questa cosa. E...
Io non, noi non possiamo fare altro che ringraziare te, Marco, e ringraziare Raniero per questo incontro. Per noi è stato davvero bello. Vorrei chiudere, però vorrei lasciar chiudere te con un messaggio, con qualcosa che vorresti dire. Diciamo, ricalcando un po' tutto quello che abbiamo detto durante tutto questo webinar, anzi grazie davvero ancora dell'invito, secondo me la cosa fondamentale nella vita in generale è non avere mai paura, secondo me questo appunto, ormai l'abbiamo detto diverse volte, ma è fondamentale in tutto ciò che si vuole fare nella vita. Se una persona vuole veramente fare quella cosa, non avere paura e buttarsi, qualcosa ne uscirà fuori sicuramente, anche se fallisce. Grazie Marco, è un messaggio potentissimo, noi speriamo che tutti coloro i quali sono collegati adesso e che riguarderanno l'evento sapranno appunto cogliere la potenza di questo messaggio. C'è già Andreina Prati nei commenti che dice: Marco Morosi, grazie mille per il tuo consiglio. E noi non possiamo fare altro che unirci, Marco, al ringraziamento. Siamo con voi, l'Alma Social TV e Alma Laboris Business School supporta questa iniziativa e sarebbe contenta di vederla a compimento e chissà che poi non ci si possa risentire quando le cose, magari toccando ferro, andranno bene. Va bene, tocchiamo ferro, appunto. Dai, speriamo bene. Con grazie, piacere. Marco. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Grazie mille. Buona continuazione a tutti coloro i quali vorranno seguire il palinsesto di Alma Social TV. Grazie ancora a Marco. Un saluto a Raniero e ad Andrea a questo punto. E ci risentiamo per i prossimi eventi.